Prepariamo insieme la torta per il 50° anniversario di zia Daniela. Ho pensato di fare una zuppa inglese perché è il suo dolce preferito. Mi è stata commissionata perché io, quando lavoravo nell'agriturismo di mamma, le facevo sempre le torte per le cerimonie, compleanni, anniversari, matrimoni, battesimi. E quindi, insomma, mi capitava spesso di fare una torta per 50 persone. E con l'occasione vi faccio vedere come si fa, perché non è poi così complicato fare una torta per tante persone e dargli pure un aspetto quasi da pasticceria. Ho ritrovato pure il mio vecchio ricettario di quando stavo sulla mamma. Tutto sporco e impatacato, e qua ho ritrovato proprio le dosi per fare il pan di Spagna per una torta grande. Noi solitamente il pan di Spagna la chiamiamo pizza sbattuta perché va sbattuta a lungo. Iniziamo, facciamolo insieme. Allora, per il pan di Spagna che dobbiamo fare bello grande, servono 12 uova, 450 g di zucchero, 450 g di farina e una bustina di lievito. Quindi rompiamo le uova. Adesso con lo sbattitore le montiamo, le facciamo diventare belle gonfie. Poi aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a sbattere. A questo punto possiamo aggiungere la farina un po' alla volta. In ultimo aggiungiamo una bustina di lievito per dolci. Ora a questo punto prendiamo una teglia da forno e mettiamo un foglio di carta forno sul fondo. Questa misura, aspettate che ve lo dico che non mi ricordo, 30 centimetri. Per 40. Allora, se non avete una teglia così, di queste dimensioni, potete prendere anche una teglia usa e getta di alluminio da 12 porzioni. Va benissimo lo stesso. E versiamo all'interno l'impasto. Ora inforniamo e facciamo cuocere il pan di Spagna a 170 gradi col forno ventilato per 40-45 minuti. Col forno statico aumentate la temperatura di 10 gradi. Eccolo, è pronto. Adesso lo lascio raffreddare e poi lo togliamo dallo stampo. Mentre il pan di Spagna cuoceva in forno, mi sono fatto un bel po' di caffè che utilizzerò per la bagna. L'ho allungato con un pochettino d'acqua e ho aggiunto un po' di latte, un bicchiere circa. Il pan di Spagna si è intiepidito, lo tolgo dallo stampo, tolgo la carta forno. E con un coltello ben affilato e lungo lo taglio in tre fette. Allora, questa è una parte, il taglio del pan di Spagna, che spaventa un po', però è molto più semplice di quello che potete immaginare, perché il trucchetto è quello di appoggiare la mano sul pan di Spagna e seguire il movimento della lama, così ci accorgiamo se per caso stiamo andando o troppo in basso o troppo in alto. E poi un'altra cosa che bisogna fare attenzione è a non muovere il polso, quindi il polso deve rimanere bello dritto. Così difficilmente ci sbagliamo, quindi prendiamo un po' le misure, 1, 2, 3, ok, e tagliamo. Giriamo il pan di Spagna così è più semplice e la prima fetta l'abbiamo fatta. La togliamo e tagliamo anche quello sotto, sempre con la stessa tecnica. Quindi appoggiamo la mano sopra, il polso fermo e tagliamo. E anche il secondo strato lo abbiamo tagliato. Guardate quanto è soffice. Ora, queste due fette di pan di Spagna le utilizzerò per fare la torta che poi alla fine decorerò, quella grande che porterò in tavola. Quest'altro pan di Spagna lo taglio a metà e faccio un'ulteriore torta più piccolina di servizio. Praticamente le foto le faremo con questa torta più grande che decorerò per bene, mentre quest'altra magari la ricopro solo con la panna e sarà una torta che verrà servita a tavola, ma non sarà nelle foto. E questo è un trucchetto che si utilizza spesso nelle pasticcerie e nei ristoranti, cioè si fa una torta, diciamo che è quella ufficiale, e poi un'altra torta che è quella che poi verrà anche questa servita, ma non serve fare una decorazione precisa come questa. Questo sarà il vassoio dove vado a fare la torta, quella decorata, quindi appoggio qui primo strato di pan di Spagna, quest'altro lo tolgo e me lo tengo da parte, quindi lo appoggio dietro.
A questo punto, siccome la crema la metterò da calda sulla base della torta, mi preparo tutte le basi, sia della torta grande che della torta piccola, e poi dopo farò la crema. Quindi adesso le sistemo per bene sul vassoio e metterò anche la bagna. Per la torta piccola, quella di servizio, taglio questa fetta di pan di Spagna a metà. Ne tengo da parte un pezzo e l'altro lo metto sul vassoio. A questo punto possiamo passare alla bagna, sia della base della torta ufficiale, quella grande per intenderci, che quella più piccola di servizio. Di solito io parto dai lati, poi vado verso il centro, fino a bagnare tutta la superficie. E bagno anche con l'Archermes. Di questo ne metto meno del caffè. Adesso che le basi delle nostre torte sono pronte, posso preparare la crema pasticcera. Un bel po' di crema pasticcera. In una pentola ho messo 3 litri di latte, aggiungo un bel po' di scorza di limone e lo faccio scaldare. Intanto, in un'altra pentola capiente, rompiamo 12 uova. Io utilizzo quelle a pasta gialla che si usano per la pasta. Visto che faccio la crema con le uova intere, sarà un pochettino più gialla. Ah, vabbè. Do una prima mescolata con la frusta. Se volete potete utilizzare anche lo sbattitore elettrico, visto che la quantità è tanta. Poi aggiungo 480 g di zucchero e 420 g di farina. Mescoliamo fino a quando non vanno via tutti i grumi. Il latte è caldo, possiamo spegnere, togliamo il limone e lo aggiungiamo poco alla volta alla crema. Mettendolo poco alla volta si formano meno grumi quando andrò a cuocere la crema. Quando ne ho messo circa la metà, posso mettere il resto. Adesso riporto la pentola sul fuoco e faccio addensare la crema sempre mescolando con la fiamma al minimo. Se riesco a fare la crema senza buttarla fuori dalla pentola quando mescolo, mi merito un applauso. Sto facendo una sudata. Inizia ad addensarsi. Ci siamo, è pronta. Sono riuscita. Applauso. Vedete, deve iniziare a sobbollire. Quando inizia a sobbollire, spegniamo. Togliamo la frusta e la teniamo da parte per dopo. E iniziamo a farcire le nostre torte. Quindi con un mestolo facciamo uno strato di crema gialla. Facciamo anche la piccola. Questa se ci viene meno precisa, non vi preoccupate. Non tanto precisa, però se riuscite a farla un pochettino più precisa di quello che sto facendo adesso io, è meglio. Adesso prendiamo le fette di pan di Spagna che avevamo messo da parte e le mettiamo sopra le rispettive torte. Poi le bagniamo nello stesso modo di prima. Ora prepariamo la crema al cioccolato aggiungendo alla crema rimasta 90 g di cacao amaro. E ora ricopriamo le torte con un bello strato di crema al cioccolato. La mettiamo anche lateralmente. Ho farcito tutte e due le mie torte. Adesso, prima di metterle in frigorifero, le ricopro per bene con la pellicola. Vi faccio vedere come, perché la pellicola ci aiuterà tantissimo per tenere in forma la torta e renderla più regolare. Quindi la metto proprio sopra, prendendo anche un po' la parte laterale. La incastro per bene sotto, in questo modo la torta, mentre si raffredda, non si deforma e rimane più o meno precisa. Poi domani, quando la devo decorare, la pellicola viene via molto facilmente e con una spugnetta pulisco bene il vassoio. A questo punto le torte sono pronte per andare in frigorifero, dove devono rimanere almeno 3 ore prima di fare la decorazione. Una cosa importante mi ero dimenticata di dirvi, prima di fare le torte, fate la prova se il vassoio vi entra nel frigorifero, cioè non prendete un vassoio più grande del frigorifero perché dopo una volta che l'avete fatto non potete più tornare indietro, ok? Quindi fate una prova. È passato il tempo, siamo pronti per decorare la nostra torta. Essendo una torta per una cerimonia ci vuole una bella scritta di cioccolato.
Voi starete dicendo no, è troppo complicato, e invece no, si fa con un attimo, basta semplicemente un piccolo trucchetto. Allora, io mi sono già stampata quello che voglio scrivere sulla torta, così posso prima di tutto fare le prove e quindi capire se le dimensioni che ho in mente io vanno bene per questa misura di torta. Basta semplicemente appoggiare il foglio sopra alla torta con la pellicola, direi che ci siamo. Ma questo foglio sarà soprattutto la guida che ci farà far bene la scritta del cioccolato. Vi faccio vedere come. Prepariamo la scritta appoggiandola sopra ad un tagliere o ad un vassoio, poi mettiamo sopra un foglio di carta forno. Vedete come si vede in trasparenza? Nel frattempo sciogliamo il cioccolato fondente, lo mettiamo dentro ad una sac à poche e tagliamo leggermente la punta. A questo punto siamo pronti per scrivere sopra il foglio di carta forno, utilizzando come guida la scritta in trasparenza. Cerchiamo di fare una bella scritta spessa, in modo da evitare che si rompa poi quando lo andremo a mettere sopra la torta. Una volta fatta, la mettiamo in freezer. Mentre la scritta solidifica in freezer, possiamo dedicarci alla decorazione della torta, quindi la ricopriamo con la panna. Prima togliamo la pellicola, come ho detto si toglie molto facilmente. Ho già montato circa un litro di panna e la utilizzerò sia per ricoprire la torta che per le decorazioni laterali. Quindi partiamo mettendola sopra e intorno. A questo punto cercherò di rendere il più possibile liscia la parte sopra, dove andrò a mettere le scritte, e per questo utilizzo un coltello a lama liscia e piano piano passo sopra. Adesso con una sac à poche con la punta a stella decoro tutta la parte laterale della torta. Per la seconda torta, quella di servizio, la ricopriamola meglio con un po' di panna. Non vi preoccupate se viene brutta, perché tanto non la vedrà nessuno. E ora mettiamo la scritta di cioccolato sopra la torta. Guardate come si stacca facilmente. Piano piano vedrete che il cioccolato si ammorbidisce e si sistema perfettamente sopra la torta. Ma la decorazione non finisce qua, perché è una torta per una cerimonia, e quindi per renderla ancora più scenografica e bella ho pensato di mettere sopra anche delle rose rosse e dei confetti dorati. Abbiamo fatto, adesso scappo perché mi stanno aspettando alla festa. Ciao! Buonissima! Fatti in caso da Benedetta! Allora.